la resa però finta di uno che poteva parlare di noi della guerra, di casa non comprendia, non fa idea di suo saldo, dopo non fa Dio, ma la povertà di vita. E la povertà di Grecia pure, su, su quando non sa il bene, sa missa non la paghia nel saldo, ma Don Frau, quando vive in Cudeo, sa prega ne si la paghia nel saldo, e si scravamento pure, lo paghia nel saldo. E tu che appoggiare nello scuro, un spezzino scuro, un strumento, vuole fare dare, vuole comprendere, e poi si è un amico, tutto tanto fai di mettere in salvo. Un'altra cosa che mi ha trovato, quando sono fattato, mi devo compiare, ad esempio, intervento Soga, è stato brillante, è stato lucido e giaro, è andata una cosa che, per me, è una spera manna, questa sposa di Deove, è nato. Sono poeta tanto interpretiana sui fudi sul sentimento popolare e si va via di strumento, si sono mattessi, si vuole potere diffondere, vuole potere imparare a tutti gli azzetti che noi abbiamo potuto studiare. Come noi si sicuro non lo spade, vi siamo storrende. In italiano danno una meta analfabeti di ritorno o analfabeti funzionali. Sicuro non vi credo, so. In suo tempo il nostro ha le schede scantopindate da questa gente. Chi non è in grado di leggere un testo, no, non solo di non leggere, di non comprendere, di comprendere una frase che è trovata più lunga di suo normale. E dunque adesso un tempo che non è facile conosciuto. Mescamente non è facile pochie, chiedere, seguire, a sperare che si ascolta spavere mezz'orare. Devo affettare come fai in italiano, mi intendo più sicuro, però non vago. No, devo affettare che si mossa o pocanto fu da davanti isso che inventano scomo, o pocanto siamo noi si frimmoso a dire deove. E lo porto a narrare, sente chi l'ha più studiato, sente chi l'ha poi inteso, chi l'ha poi cercato di comprendere, così scritto, so, lo porto a narrare che mi baciappo il suo scritto suo, so, cosa schia a dire deove, parene iscritta a Zoe, non che mantano scomo. È come un colunare. Ma un'altra cosa che viene a saldo, ma da ammettuato il professor Pattato, sa moda di vita, si nata in Mandas, sul 1976. Adesso punta in Tumeta, dice per mentosa moda, che per mentosa poesia salda, cadeva da una Ida che ha dato un grande poeta, in Sasaldigna, che mi sta pintando morette. E pintando morette di Ventausa moda. E qui sta il primo che canta usa moda in Sardegna. E una ottava del Morette ed io ho sempre pensato che quasi chi sta da benissimo fai bene di Simon Mossa e fai bene se su chi è andato Simon Mossa, sa paga che è andato Simon Mossa, su partito su e su chi è andato su Sardegna di Assola. Se che sta da un giovane non potremmo iscriverti a potito fare in Sosanno. Che un bene dopo la morte sua. Però questa ottava che Moretti ha cantato in buon'ora, mi pare, per Santo Lussurdo, è proprio, non narra da bene, so commente se un fatto, so commente se un fatto solo giovane, so più da sorbezzo, so, e commente fatta da gente che non comprende su chi è spreghende con sul mondo di tutto, se su chi pensa da tutto su, e a sé, invece non li pensa quasi nessuno. E tu che Moretti ha cantato un gas, botto, ha narrato un babbo, vivendo a malispera, carico di affanno e di fastidio, fa che medio e procura sa manera, questo babbo de campare che tu fizzo. Lo salleva da che flore in sa pastera, canto suore le gala da egizzo, a sa fine di dana malagabbo, che tu fizzo non campano un babbo. Se ci pensiamo questo adagio che poi è rimasto nella cultura popolare sarda, di un babbo che campa che tu fizzo, perché tu fizzo se non campa non un babbo, è un adagio che si attaglia non tanto e non solo ai rapporti familiari, quanto a chi si occupa senza avere paga per una della cosa pubblica, che lo fa in virtù degli ideali, in virtù dei suoi progetti, in virtù di una battaglia che ritiene giusto combattere, perché ha una visione che magari è minoritaria, che è diversa da quella che è invece maggioritaria e spesso comoda, ma che poi non riceve la paga. Lui riesce a pensare a tutti e i tutti non riescono a pensare a lui. Ecco, quando io mi sono avvicinato
Ah, no, voglio dire anche un'altra cosa, eh. Ma questa volta dovrò andare in Salzburg, no? Non riguarda questo intervento che devo fare politico o in Arregasi. A Zinnaldo si è messo in saldo. Lei per esame so, per esame scomo, in questa aldia, se qui in Roma, sul Vaticano, da su Papa, no, a li dare sul libro che ho scritto su Reisso, de selezione sua, che avevo finito un giornale. E sono andato poi con suo spiscamo. E devo narrare che su Piscamo in stranzo, un signor Miglio, l'ha andata su Papa, quando fu disudienza, ha avuto il suo spiscamo, spiscamo è andato a parlare di voi, a Capitani e in Sardegna, cosa prima del suo primo luogo in Italia che penso io, è ste Castello, in Sardegna. E su Viscam, le Castello, la nato, Santità, noi abbiamo la nosa questione della messa in saldo. E su Papa l'ha nato una cosa mia. Ponete un po' di accordo tra voi e poi tornate scambio senza di accordo. Devo narriemmo. Dunque, il problema adesso è nostro. È metterci d'accordo tra di noi. È trovare una soluzione che ci metta tutti d'accordo. Io, sappiatelo, per il pochissimo che conto, sono ferocemente contrario alla nomea o al marchio che ci portiamo appresso, dato da uno dei tanti regnanti che è passato per la Sardegna, di Sardos, Pocos, Locos e Malunidos. Non è vero, non siamo più disuniti di altri, eh? Non è vero. Facciamo più notizia forse, ma abbiamo dimostrato che in alcune cose belle sappiamo anche essere uniti e quando abbiamo saputo essere uniti abbiamo fatto bene. Ma poi non voglio discostarmi troppo, io voglio parlare più di Simon Mossa che di questo libro, perché di questo libro ne ha parlato chi ne sa più di me. Però voglio parlare del significato politico di questo libro. Voglio parlare del significato del messaggio politico attualissimo di Simon Mossa, citandovi un esempio. Con Pietro ci siamo conosciuti su Facebook forse una settimana dopo che sono diventato direttore dell'Unione Sarda, giugno 2013. Una delle prime cose che ho fatto per ravvivare un po' l'ambiente, per far vedere che c'era veramente qualcosa di innovativo, sono andato a ripescarmi un vecchio articolo di Simon Mossa, lunghissimo, sullo stato del turismo in Sardegna. Era della prima metà degli anni 60. Cosa ho fatto? L'ho diviso in due. Il primo giorno l'ho pubblicato senza firma su una pagina intera dell'Unione Sarda, senza dire che era di Simon Mossa e senza dire che era stato scritto nei primissimi anni 60. Sembrava scritto oggi, e poi vi dico cosa c'era scritto. Sembrava scritto oggi, sembrava che da quelle righe dovesse uscire da un attimo all'altro la figura simpatica, ma insomma, un po' controversa dell'assessore regionale ai trasporti, che dovessero uscire le figure simpatiche ma controverse di molti operatori del turismo isolano. Sembrava che dovessero uscire dalle righe le facce di tutti quelli che ci hanno governato negli ultimi 20, 30, 40 anni. Tutte brave persone, molte brave persone, per carità, non voglio attaccare in questa sede per accusare nessuno specificamente, ma tutte persone che agivano in un alveo ben definito, in un alveo ormai che consideravano ineluttabile, in un alveo che altri hanno scritto per noi. Il secondo giorno, poi quando ho pubblicato la seconda parte, l'ho scritto, che quell'articolo era degli anni 60 ed era di Antonio Simon Mossa. Voglio inquadrarlo anche storicamente quel periodo, perché quel periodo, dalla fine degli anni 50,